La partecipazione dell'Egitto come paese ospite all'ultima fiera del libro che si è chiusa a Torino è stata anche l'occasione per fare il punto sul mercato editoriale egiziano. Il primo libro venne stampato nel 1834 e uno dei primi titoli a essere tradotti a inizio Novecento fu Il Principe di Machiavelli. Fino al 1876 la lingua ufficiale dell'amministrazione egiziana era l'italiano. Con l'apertura della prima stamperia egiziana poi ecco che il mercato editoriale egiziano è diventato il primo del mondo arabo. La letteratura egiziana aujourd'hui se porte bien. Oggi la letteratura egiziana va molto bene. Negli ultimi tre anni c'è in Egitto una specie di movimento politico, culturale e sociale. È qualcosa di veramente positivo. C'è un maggior numero di librerie, più lettori, più scrittori, più case editrici e aumentano le vendite di libri. C'è qualcosa di speciale, c'è una situazione che è come una nuova fase. In Egitto vengono pubblicati 8.000 nuovi titoli l'anno, ci sono 600 editori diversi e 700 scrittori attivi. Su 80 milioni di abitanti la metà legge, in media un libro vende 6.000 copie e ogni titolo viene stampato almeno in 300 esemplari. Cosa succede dunque? Cosa succede in Egitto? Credo che si tratti di una nuova generazione che sta nascendo e sta cercando di trovare spazio. Cerca di rubare, di trovare un terreno, perché è difficile sopravvivere in una situazione politica ed economica estremamente dura. Diventa ogni giorno più difficile sopravvivere e qui la cultura prevale. La cultura gioca un ruolo, credo, molto importante per un futuro migliore. Ascoltando gli interventi degli attori egiziani in fiera, è chiaro che è molto complesso per loro farsi conoscere all'estero. Non riusciamo a esportare i nostri libri, ha detto più di uno. Moltissimi scrittori egiziani sono banditi nei paesi musulmani. La censura però è attiva anche in Egitto. C'è chi se la prende col governo, chi invece punta l'attenzione sul fondamentalismo. La censura in Egitto esiste, ma non viene attuata dalle istituzioni, si è detto. Sono i fondamentalisti islamici, gruppi come i Fratelli Musulmani, responsabili, minacciano gli scrittori, si è aggiunto, fanno in modo che gli editori abbiano paura e temano per la propria vita. Sono tanto forti da impedire che i libri vengano pubblicati.